amici di Caserta Focus, benvenuti ad una nuova puntata con l'anteprima. In studio con voi il direttore Francesco Marino. Passiamo subito in rassegna il numero del settimanale in distribuzione da domani. Su questo numero ampio spazio alle elezioni e un'intervista esclusiva con il vescovo di Caserta. Partiamo proprio dall'esclusiva con il nuovo pastore della diocesi del capoluogo. Monsignor Dalise risponde alle nostre domande, parla di macrico, di riorganizzazione della diocesi e lancia un messaggio di speranza ai fedeli della città. Passiamo a pagina 3, il pagellone delle elezioni, i nostri voti sui protagonisti di comunali ed europei. A pagina 4 ancora elezioni, con gli eletti e le conseguenze legate al voto, con la possibilità di un voto imminente alla regione. Cambiamo argomento a pagina 5 con una bella intervista a Elena Starace, l'attrice casertana protagonista di Gomorra, si racconta a Caserta Focus, spiega i suoi obiettivi per il futuro e la sua storia. Passiamo alla provincia, dove c'è quasi un primo piano, tutto dedicato all'analisi del voto. Partiamo da San Nicola la Strada, sull'Appia, con il ritorno in consiglio regionale di Lucia Esposito. L'ex assessore provinciale, grazie anche alla bella performance elettorale raccolta a San Nicola la Strada, riesce a riguadagnare il posto a Palazzo Santa Lucia, lasciato libero da Nicola Caputo, eletto nel contempo a Bruxelles. Santa Maria Capua Vetere, un altro effetto domino. Camilla Sgambato in Parlamento grazie all'elezione di Pina Picirno. Qui brillano le prestazioni dei capitelli con Forza Italia. Nota dolente, il nuovo centrodestra di Mastroianni e Campochiaro, che non riesce a rispettare le aspettative della vigilia, anche per via dell'inchiesta che ha travolto Paolo Romano. Passiamo a Casapulla con la lista dei record di Michele Saronni. Il neo primo cittadino è riuscito a sconfiggere Andrea Martuscello anche grazie alle performance elettorali di Luigi Bosco e Miriam Fortunato, che sono risultati l'uomo e la donna più votati della provincia di Caserta. Passiamo a Capua, ancora elezioni, a sorridere il Partito Democratico, che finalmente ritorna protagonista dopo anni bui. Di Monaco lancia la sfida a Carmine Antropoli per le amministrative ed è convinto che gli anni neri del PD sono finiti. Maddaloni intervista con Andrea De Filippo, il quale analizza il voto soprattutto sotto l'aspetto dell'astensionismo. Un maddalonese su tre si è recato alle urne, segno di una grande disaffezione rispetto alla politica e alla gestione amministrativa. Marcianise parla l'avvocato Pero, che pone in evidenza la questione outlet. L'ampliamento è congelato al 2015 e per l'esponente PD c'è il forte rischio di perdere questa opportunità per la città. Caserta e dintorni, la reggia protagonista con le visite alla cupola e i vari appuntamenti che ci sono per tutto il territorio. Passiamo allo sport, prende forma la nuova casertana che il prossimo anno disputerà il campionato di C. Arriva il bomber Alessandro e si pensa al nuovo trainer. Illizza anche Gregucci, uomo di esperienza che potrebbe garantire alla compagine rosso-blu un bel campionato. In casa Juve Caserta si parte da sei confermati, ma la novità più bella è rappresentata dal ritorno di Enzino Esposito, bandiera e uomo simbolo dei bianconeri nell'anno dello scudetto. Buona lettura, buona settimana a tutti con le news di casertafocus.net e gli approfondimenti di Caserta Focus.